Adesso il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, che ha presentato in conferenza nella Casa Barbadoro la linea di prodotti della Valle dei Templi a marchio Diodorus. Vediamo. Quello che ha rappresentato e rappresenta oggi un aspetto importante che è quello paesaggistico. Un progetto che è iniziato parecchi anni fa e che vede il coinvolgimento dell'ente pubblico del parco con i privati concessionari, e da lì è nato il progetto Diodorus, che altro non è che l'ultimo percorso di una salvaguardia ed un'attenzione al paesaggio che, voglio ricordare, è una delle due piste importanti di questa area, che è sia archeologica ma anche paesaggisticamente valida. Sono tantissimi prodotti adesso, dal miele, l'olio, il vino, cos'altro? Sì, abbiamo capperi, creme di nocciole, creme di pistacchio, vari succhi di agrumi, di arance, marmellate e anche lo zafferano. Abbiamo ampliato, abbiamo affidato a uno studio la progettazione grafica delle etichette, che sono il cui progetto è uguale per tutti, e il colore che differenzia il contenuto, così come pure le brochure che rendono conto di quello che è il progetto Diodorus nella sua interezza. Noi partiamo da un esproprio generalizzato senza nessun progetto fatto più di 40 anni fa. Da quell'esproprio il parco archeologico gestisce 1.400 ettari, di cui 800 demaniali. Da quell'esproprio si è passata a che cosa? Al coinvolgimento dei proprietari e dei concessionari per il mantenimento di cosa? Di una storia che è lunga 2.600 anni. I nostri ulivi saraceni, i nostri carrubi, le nostre agrumi, le nostre piante mediterranee, i nostri vigneti. Quindi un recupero del paesaggio. E Diodorus poi alla fine che cos'è? È il racconto di una storia, è il racconto delle persone che hanno mantenuto vivo questo interesse per il paesaggio, e un racconto di questa area che è pervenuta a noi, devo dire, in ottimo stato, e a noi spetta continuare questo percorso. Siamo stati coinvolti nel 2012 dalla Ciguaca Nicattie e il parco, inizialmente per brandizzare il solo vino. All'epoca c'era solo il vino. E quindi sono stati fatti tre progetti, ovviamente legati ai contenuti della Valle dei Templi, e all'epoca, secondo tre progetti interessanti, la Valle dei Templi, la vecchia direzione, avevano pensato bene di fare un contest, cioè quindi online, ed è stata scelta quindi dal pubblico in sostanza una linea grafica che è quella attuale. Poi ovviamente successivamente sono nati gli altri prodotti, in primis l'olio, e adesso noi siamo stati nuovamente, diciamo così, presi in considerazione perché conosciamo il progetto, e quindi l'abbiamo sviluppato, declinato su tutte le referenze, in modo da dare forza e visibilità al brand Diodorus, che noi per primi siamo contenti e orgogliosi di partecipare a questo progetto, perché sappiamo che avrà una visibilità e una valenza importante, ma anche fuori dall'Italia ovviamente. Un bellissimo progetto di cui ci onoriamo di far parte insieme a questa rete di aziende e produttori, con questa collaborazione di grandissimo valore culturale con l'ente parco. Il prodotto viene commercializzato dall'azienda Valparadiso, che lo distribuisce con i propri canali. Siamo presenti nel migliore gastronomie italiane ed estere, siamo presenti in Giappone, ma la cosa bella è che siamo presenti soprattutto nel nostro territorio, cioè ad Agrigento e in Sicilia.